Io mi sveglio alle 7, faccio colazione. Vado su Facebook, mangio, vado su Facebook e dormo. Io sono stato fidanzato diverse volte. Io sono nato all'Ecuador. Ma ti rendi conto che noi siamo nati nell'altra parte del mondo? 11 storie provenienti da Ecuador, Repubblica Dominicana, Romania e Albania compongono l'alfabeto del mondo, il nuovo film documentario di Francesco Tassara, nato nel laboratorio che il giovane regista spezzino, in collaborazione con la professoressa Stefania Pironi, ha realizzato al fianco degli alunni della terza D della scuola 2 giugno della Spezia. Sottoponevo loro delle questioni, prima conoscendoli, quindi andando a capire che cosa fosse opportuno chiedere a ciascuno, e da lì poi attraverso la loro spontaneità, magari ponendo una domanda e loro incominciando a raccontarmi di altro, è nato tutto il prodotto. Un mosaico di vite per capire che ciascuno è prezioso per il solo fatto di esistere e che ciascuno ha una storia da raccontare. Solo così, raccontandosi e mettendosi in ascolto, si possono superare razzismi e intolleranze. Abbiamo scoperto molto anche cosa fanno i nostri amici nel loro paese e come sono venuti qua. È stata molto bella perché ci siamo raccontati la nostra vita. È stato bello perché qua non è come lì, è molto diverso, non è uguale, è meglio nel mio paese. Terza D è una classe molto vivace perché è una classe che ha dentro il mondo. Non a caso la professoressa Pironi, che è stata la loro coordinatrice per 3 anni, ha detto: mi mancheranno, mancheranno anche a me, perché era una classe complessa, difficile, che però mi ha insegnato moltissime cose.